Allora, eccoci qua! Hola my girls! Hola, hola, hola! Allora, io sono ennesima in pigiama. Anche se ho la tuta perché sono sortita un attimo in macchina. Allora, questo che vedete su è Serpentina della Makeup Revolution. Anzi no, scusate, Serpentina è del coso. Serpent. E devo dire che questi rossetti sono molto molto belli, sia di colore che di stesura, di confortevolezza. Il problema è che essendo così morbidi tendono veramente a spargersi dappertutto. Però vabbè, io poi sono talmente abituata al matte che tutto ciò che non è matte per me. Come avrete visto dal titolo, perché vi ho fatto questo video? Perché mi sembrava interessante. Allora, innanzitutto avrete visto che mascara come sfida finte. Ma scusate, c'ho la caramella. Come vedete, quello che ho su non sono assolutamente ciglia finte, ma sono appunto questa serie di mascara che sto utilizzando per renderli così. Allora, mi capita perché io ho un sacco di mascara e sto cercando di decimarli. Però, avendone veramente tantissimi aperti, un giorno ora è già un po', cerco di utilizzarli in combo insieme. E ci sono alcuni mascara che utilizzati insieme fanno davvero un ottimo effetto. Cioè, quello di stasera, come vedete, ho le ciglia veramente, veramente, veramente enormi, lunghissime. Non ho usato il piegaciglia e sono stra piegate. L'annuso perché spesso quando mangi qualcosa, come la caramella, viene fuori. Fortunatamente no, un po' schifo, lo so. Allora, quindi, i mascara che vi farò vedere oggi, o comunque il combo che ho usato oggi, è il combo che sto utilizzando ultimamente di più. Come vedete, allora, l'unica pecca che c'è è che la sera quando vai a struccarti, veramente hai una quantità tale di mascara che per toglierla ci vuole un bel po'. Allora, ci sono alcuni comunque di questi che vi mostrerò che anche da soli non sono malaccio. Allora, il combo che sto usando io in questo periodo è 1 2. Sto guardando Teen Mom. Allora, quindi 1, 2, 3 e 4. Allora, della Essence ce n'ho parecchi, tipo questo, che sono dei mascarini un po' così. Mentre questi due, e questi, anzi questi tre, fanno un bel lavoro comunque anche da soli. Questo poi le allunga abbastanza bene, fa un buon lavoro. Allora, questo devo dire che mi piace ed è il qui dice volume mascara. Allora, lo scovolino è fatto così, ma questo, bimbe, non vi dà mascara delle ciglia volumizzate, ma bensì le dirada molto bene, le allunga anche molto bene. Forse leggermente alla base vi dà una leggera un leggero volume, ma poca roba, insomma. Aggiunto questo, steso molto molto bene, io aggiungo questo qui, che è
Lei Love Extreme. Il Crazy Volume Mascara, anche questo non fa il volume che dice, a differenza del nero che volumizza tantissimo le ciglia. Lo scovolino, come vedete, è molto diverso da quello nero, ha i dentini, e anche questo però devo dire che fa un ottimo effetto allungante, un ottimo effetto diradante. Sono questi due mascara messi insieme, vi fanno delle ciglia già molto 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 lunghe. Metto lui poi, che è stato l'unico di quelli che ho avuto. Per esempio, vi ho fatto anche un video, quello delle prove su strada di quello giallo, che faceva schifo. Mentre questo qui devo dire che non mi ha delusa, anzi, lo scovolino è molto molto simile all'altro, con le stesse panciotte nel bastoncino. Con il cosino a goccia, e questo, a differenza dell'altro che faceva pietà, riesce molto molto bene a allungarvi le ciglia e fare anche un bell'effetto volumizzante, non esagerato, ma comunque il volume che deve lo fa. La scoperta dell'altra sera, io di solito facevo la combo di questi tre, è stata questa. Ho tirato fuori questo qua e ho detto: ma guardiamo, l'ho messo da solo. E ci vuole veramente un po' da solo. Allora, ha questo scovolino fatto così. Vedete, ve lo fa vedere anche qui. Che dovrebbe essere uno scovolino bucato. E da solo ci vuole un bel po'. Nonostante abbia le fibre, perché si vede benissimo dal suo beccuccio qui che c'è le fibre, questi pelini che voi vedete lunghi sono fibre. Nonostante abbia le fibre, non riesce a fare da solo il lavoro che secondo me dovrebbe. Mentre infatti è un maxim volume, cioè gli dovete dare tante di quelle passate, cioè ci dovete stare parecchio, ma parecchio parecchio parecchio, per far sì che abbia un minimo. Allora, anche mettere tutti questi ci vuole un po'. Mentre se avete poco tempo vi ci vuole un mascara che zazza alla prima passata, tipo questo della Kiko, che è spettacolare, a me piace molto, dell'ultima collezione, quella col coso, il punto interrogativo. Lui riesce a fare parecchio bene da solo. Anche questo dovrebbe avere le fibre, se non mi sbaglio, come quello a farfalla per esempio a me piace moltissimo, fa delle ciglia spaziali, pupa vamp. Poi c'è quello della Essence rosso che è micidiale, insomma ce ne sono diversi. E questo è stata la scoperta, perché dopo aver messo tutti questi, questo riesce a dare un volume ulteriore che è veramente veramente bello. A me piace questo effetto, questo è l'effetto che tutti questi mascara insieme danno. Ci vuole un po' di pazienza, però devo dire che io quando vado al lavoro, comunque non ho né tempo né voglia di mettermi le ciglia finte, metto loro. E devo dire che l'effetto secondo me è molto 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 buono. Poi ancora più buono è se ci mettete, se usate il piegaciglia. Niente, Mimme, io vi ho fatto questo breve video per farvi questa recensioncina. Ho scelto il vincitore del giveaway, però sto guardando il secondo perché vorrei fare anche un terzo vincitore. Per favore, datemi del tempo perché sono veramente, veramente molto indecisa. La vincitrice c'è già, però datemi del tempo, vi prego, perché sono davvero molto, molto, molto indecisa. Quindi avrei anche da farvi vedere qualche cosina che ho comprato, ma poca, 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 poca roba. Veramente mini 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 haul. Mi sono data qualche giorno di riposo perché ne avevo veramente veramente bisogno. E scusatemi se comunque io vi metto i video. Non. Io a voi non manco perché comunque i video ve li metto. Ho già due My Life da fare. Però, bimbe, i My Life io le faccio quando me la sento, cioè nel senso, per fare un My Life non è un video che faccio come questo dei mascara che mi metto qui, vi dico due o tre cazzate, no, nel senso, però il My Life devo essere pronta sia psicologicamente che mentalmente, cioè il My Life io ci sento molto a farvelo, e quindi devo avere del tempo, mi devo mettere qua,
Ora io oggi voglio vedere di sistemare un po' la camera, c'è da fare un po' di cosette. E quindi ho deciso di farvi questo video qui perché era un video anche un po' breve. Ho deciso di mettere gli orecchini dorati. Ho sempre odiato, come sapete, il dorato. E invece mi piacciono un sacco. E mi voglio fare il piercing qua. Mi voglio riempire, mi voglio fare anche il tatuaggio qui nel mento. Chi mi segue su Instagram. Anzi, non nel mento, questa è la... il sottomascella, qua. Chi mi segue su Instagram vi ho chiesto delle frasi di consiglio. E chi mi ha detto, ah no, ma lo devi fare decidere te. Ma certo, ragazze, che deciderò io. Però vi ho chiesto... delle frasi proprio perché mi avrebbe fatto piacere che, appunto, come avete fatto, di aiutarmi a scegliere qualche frase. Io sono la mia protezione, mi piace tantissimo, ma è una frase buddista, io non sono buddista, e quindi va bene, belle, io vi mando un bacione enorme. Guardate, ho fumato, è già un po' sbiaditello. Io vi mando un bacio grandissimo, enorme, gigante, grande come una casa. Vi lovo. Fate brave rock and roll. Ciao bellissime. Allora bimbe, vediamo cosa riusciamo a fare. Spero che così si veda meglio. Allora io come primo uso questo qua. Ora poi comunque nell'intro spero di riuscire a spiegarvelo per bene. Prendo uno specchietto qualsiasi e comincio dal basso verso l'alto, tanto lo sapete, no? Come si fa? C'è bisogno, ve lo dica. Come vedete, ho scelto questo che dovrebbe essere un allungante. Questo è un mascara parecchio parecchio allungante. Io devo dire che a me piace. Chi chiama la mia nonna? Il gatto, sai? E anche lo scovolino non è male perché prende tutto per bene. Allora, già questo da sé, come vedete, fa un bel effetto, eh? Senti il lavoro. Spero non venga la mia nonna adesso. Come non detto, arriverà sicuramente. Adesso, fatto con questo, io vado a prendere questo qua della Essence in rosa, che a differenza del nero, che è un volumizzante, questo è più allungante, però un po' di volumizzante ce lo mette. Quindi dopo questo prendiamo questo e ripartiamo. Io devo dire che ultimamente sto cercando di, siccome ho un sacco di mascara, veramente una quantità industriale, sto cercando di terminarli o comunque di farli fuori. Ma la cosa è quasi impossibile, perché se tu ne dovessi usare soltanto uno a volta, e ne la fai. E quindi ho trovato il modo di, perché alcuni da soli fanno proprio recere, di utilizzarli tutti e tutti insieme. Poi certo, ce ne sono alcuni che fanno tutto da soli, per esempio. Cambia anche molto la sequenza, eh? Cioè se mettete prima uno, poi un altro. Quindi quello sta a voi, a seconda dei mascara che avete. Dei mascara che avete. Fatto questo, uso questo, il Colossal, che è uno di quelli un po' più che da solo fa già un po' più volume e allunganza. L'allunganza, sì. E andiamo a dargli un po' di volume, perché questi due che li abbiamo messi adesso sono parecchio più allunganti che volume. Poi l'occhio andiamo a pulirlo dopo, perché tanto io non riesco a non darmi il mascara senza sporcarmi le ciglia.
l'occhio, scusate, sì, le ciglia. E non mi sono messa il piegaciglia, altrimenti vi viene le ciglia belle piegate, sistemate. Me ne sono completamente dimenticata. Ecco, vedete? Come ultimo passaggio usiamo questo verde della Essence, che comunque dopo vi spiegherò bene perché l'ho scelto. Ha lo scovolino parecchio più piccolo rispetto agli altri e devo dire che è stata una scoperta. Io l'avevo nel cassetto già da un bel po' di tempo e l'altro giorno l'ho ritirato fuori ed è stata una grandissima scoperta. Incurva moltissimo le ciglia, cioè le immobilizza molto incurvandole, e fa un bel effetto volume, allungamento. In fondo io cerco sempre di fare così perché il pettinino riesca un po' meglio a E la minonna. Ecco qua. La parte in fondo, se infatti ci fate caso, è sempre quella più problematica. Ecco fatto. Fatto questo, andiamo a dare nella parte di sotto quello che reputate più giusto. Io ci do questo perché è quello che le rende più allungate, fine e separate. Ecco, sicuramente vi ho coperto tutto. Steso questo lo diamo solo nella parte esterna, in basso. Ci vorrebbe quel cosino che vendano nei siti cinesi, che lo metti sotto all'occhio e ti fa. Ecco qua. Vediamo se riesco a farvelo vedere da lontano.